Allora, grazie, buonasera a tutti. Mi scuso per non essere presente, ma come sapete questi giorni sono abbastanza impegnativi perché stiamo portando avanti tutta una serie di provvedimenti normativi. Saluto tutti i partecipanti, saluto tutti i relatori e come diceva Giampaolo, noi abbiamo a cuore le tematiche delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche. Il fisco se ne è occupato nel corso del tempo. In particolare uno dei temi su cui stiamo concentrando la nostra attenzione è quello che è il settore dell'IVA. Un settore dell'IVA dove, diciamo, rispetto alla impostazione precedente, sia l'impostazione in cui era previsto l'applicazione del regime del fuoricampo IVA, quindi un regime che è ben individuato nell'articolo 4 del decreto dell'IVA, che cosa è successo? A seguito di un avvio di pronuncia di infrazione da parte dell'Unione Europea, nel 2021 si è dovuto cambiare un po' l'assetto, quindi passare da un meccanismo di fuoricampo d'applicazione IVA a un meccanismo di esenzione IVA. Perché è stato fatto questo? Beh, perché come dicevo l'Unione Europea stava orientandosi verso una pronuncia di infrazione e quindi si doveva correre un po' ai ripari. Pronuncia di infrazione che poi si è chiusa e quindi non si è dato corso a questa pronuncia nel 2024. Ma perché si è arrivati a questa conclusione? È perché, come voi sapete, nel momento in cui un'associazione sportiva dilettantistica rende dei servizi a fronte dei quali vi sono corrispettivi specifici, quindi bisogna operare un distinguo tra la quota associativa, e la quota associativa sicuramente non rientra mai nel perimetro di inclusione nell'ambito dell'IVA, perché inquadrabile tra le operazioni esenti, quindi la quota associativa è sempre fuori. Nel momento in cui esistono dei corrispettivi specifici, a fronte di questi corrispettivi specifici rientriamo nell'ambito di applicazione dell'IVA. Quindi il motivo per cui l'Unione Europea si stava orientando verso questa procedura di infrazione era proprio legato al fatto che, a differenza di quanto avveniva in altri paesi, noi avevamo una disciplina differenziata per quanto riguarda i corrispettivi specifici. A fronte di questo, quindi, è emersa la necessità di applicare questo particolare regime IVA. E qui c'è stato da parte del Ministero, dell'autorità di governo, grande attenzione per evitare delle complessità sul piano amministrativo, sul piano gestionale per questi soggetti. E quindi che cosa si è detto? Dice, innanzitutto avevamo previsto un differimento proprio per mettere nelle condizioni le associazioni sportive, il mondo dello sport, di porre in essere tutti gli adempimenti legati appunto all'osservanza delle regole IVA. Ma questo che cosa comportava? Comportava una serie di aspetti gestionali che era necessario attenzionare. È per questo che con il decreto mille proroghe si è deciso di spostare in avanti la data di entrata in vigore di questa disciplina, quindi di spostare al 1 gennaio del 2025 l'applicazione della disciplina dell'esenzione IVA. E qui vengono fuori due ordini di problemi. Il primo ordine di problemi attiene agli adempimenti da osservare, perché quando si esce da un meccanismo di fuori campo d'applicazione IVA per entrare in un meccanismo di esenzione IVA, ancorché non si generi il pagamento, l'obbligo di pagamento del tributo, però bisogna osservare tutte le regole specifiche dell'IVA. Quindi, innanzitutto, l'acquisizione del numero di partita IVA. A fronte di questo aspetto poi sorgono tutta un'altra serie. Quando in genere entriamo nell'ambito di applicazione dell'IVA sorgono altri obblighi. E qual è l'obbligo? Quello di fatturazione, quello di registrazione e quello di dichiarazione. E quindi io penso che si possa venire incontro
al mondo dello sport. Perché? Perché fermo restando l'acquisizione della partita IVA, quindi questa, diciamo, questo è un aspetto che non può venir meno, in ordine alla fatturazione e alla registrazione IVA si può ovviare grazie anche all'applicazione di una norma che oggi esiste, l'articolo 36 bis del decreto 633 dell'IVA, che prevede che chi può non essere operazioni esenti può essere escluso dalla fatturazione e dalla registrazione IVA. Un ulteriore passaggio a fronte di questa esclusione è l'esclusione anche dalla dichiarazione IVA. Quindi ecco che tutta l'area, tutto il perimetro degli adempimenti, eccezion fatta per l'acquisizione della partita IVA, fatturazione, registrazione e dichiarazione, può essere, diciamo, messa fuori dagli adempimenti da osservare. C'è invece un adempimento, un aspetto che non attiene alla documentazione, bensì attiene proprio ai criteri di determinazione, a dire il cosiddetto prorata, perché chi può non essere operazione esente poi ne ha un effetto sul versante dell'IVA sugli acquisti. Ecco, purtroppo il discorso del prorata non può trovare una soluzione perché entriamo proprio nel meccanismo di determinazione. Quindi ecco che appunto diciamo dal 1 gennaio del 2025 si può sicuramente ovviare a tutti gli aspetti che attengono, diciamo, agli obblighi documentali, ma al tempo stesso c'è un aspetto che prima non c'era con il meccanismo del fuoricampo d'applicazione IVA, ma a far data al 1 gennaio del 2025 ci potrà essere quello dell'impatto sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti. Questo è un po' lo scenario di riferimento. Comunque, come ricordava il Presidente Duregon, noi non abbandoneremo tutti gli sforzi che stiamo facendo, insomma, per dar chiarezza, per fare in modo di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze che ci vengono rappresentate dal mondo dello sport, che noi riteniamo essere uno dei settori nevralgici per il sistema paese, per le nuove generazioni, per venire incontro anche, e ne abbiamo parlato anche in tantissime occasioni, venire incontro anche ai problemi che possono arrivare alla finanza pubblica dal fatto che con l'andare avanti degli anni ci possono essere delle ricadute molto negative per la salute della cittadinanza, per cui orientandoci verso una vita sana si possono poi evitare effetti che sono sicuramente negativi anche per, come dicevo, per le nostre finanze pubbliche, per quanto attiene la tutela e la cura della salute presso strutture sanitarie. Quindi io spero di aver fatto un quadro di quello che sul versante fiscale si può fare. E come dicevo, e come ha ricordato il Presidente Duregon, noi saremo sempre a vostra completa disposizione per cercare di affrontare tutte le domande fiscali, visto che il settore di cui vi occupate è un settore per noi assolutamente rilevante. Io vi ringrazio per l'attenzione e porgo a tutti quanti un caro e cordiale saluto. Grazie.